Cortina al centro del mondo, ma prima di tutto al centro delle Dolomiti. Ma assolutamente sì, un anniversario molto importante, questo dei 10 anni dell'UNESCO, un riconoscimento delle e per le montagne più belle del mondo. 3 regioni coinvolte, 5 province, un territorio straordinario che ha avuto un riconoscimento nel 2009, per la verità forse non percepita questa valenza di questo riconoscimento, ma che negli ultimi anni è stato assolutamente una leva importante anche per un successo sotto il profilo di indotto e sotto il profilo turistico. E poi nella conca più bella delle Dolomiti Cortina c'è la sede della fondazione. Sì, assolutamente, questa per noi è un modo, sicuramente un privilegio poterla ospitare, anche un modo per collaborare, grande è stata la collaborazione in questi anni, in questi mesi con la fondazione, quindi per noi assolutamente un punto forte, un punto di prestigio, una cosa voluta per metterci al centro delle Dolomiti, ma per soprattutto poter collaborare e essere punto di equilibrio fra le regioni. Secondo lei che peso hanno avuto le Dolomiti nella, come dire, riuscita candidatura delle Olimpiadi? Hanno avuto un peso fondamentale e non solamente per la loro bellezza, perché devo dire la loro straordinarietà anche nelle immagini che sono state trasmesse non hanno rivali, ma anche perché il fatto che siano veramente conosciute, quindi dagli svedesi, dalla stessa principessa che viene a sciare a Cortina, ma direi a livello internazionale, la Cina, l'Oriente, tutti conoscono le Dolomiti e tutti vogliono venire nelle Dolomiti, quindi il fatto di poter pensare nel 2026 di accoglierli in casa e di avere l'opportunità per tutti gli atleti di poterli avere tra le nostre montagne è stato sicuramente un punto di forza.